La sfida principale, la sfida più grossa è quella di cercare di risalire la classifica che ci vede tra gli ultimi posti sull'utilizzo congruo degli antibiotici a livello europeo. Le ultime statistiche ci fanno vedere che in Italia non usiamo bene gli antibiotici, li usiamo in maniera inappropriata. Quindi il lavoro sarà quello di imparare tutti assieme, insieme ai microbiologi, insieme alle direzioni sanitarie, insieme ai medici di medicina generale. Insomma, tutti con un lavoro di squadra cercare di migliorare l'utilizzo di antibiotici per evitare che continuino a circolare e emergere sempre di più questi germi multiresistenti su cui oggi abbiamo pochi, pochi antibiotici che ci permettono di curarli, di curare i nostri pazienti. Il paziente immunodepresso è il paziente più delicato che abbiamo. Mi lego un po' a quanto detto precedentemente. Sul paziente immunodepresso ancora di più dobbiamo essere in grado di utilizzare gli antibiotici, gli antifungini in modo inappropriato. In modo appropriato significa il dosaggio giusto, al momento giusto, metterli al momento giusto, toglierli. Su questo sicuramente dobbiamo migliorare la possibilità diagnostica, intervenire più precocemente. Oggi abbiamo la collaborazione con laboratori è estremamente importante, la possibilità di avere una diagnostica più rapida, quindi dovremmo approcciare questi pazienti anche con delle tecniche e delle tecnologie nuove, oltre se ci saranno degli antifungini, antibiotici nuovi e comunque utilizzare quelli che noi abbiamo già a disposizione in maniera più appropriata.